tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Un alveare con migliaia di api a pochi passi dall'ospedale. Scene di panico tra i passanti. A Cagli, in occasione del Santo Patrono, consegnate ai cittadini virtuosi civiche benemerenze. Sempre più città si affidano ai social media e a rete internet per promuovere il territorio. Questo mese torna la città da giocare, in Viale Gramsci, tantissimi bambini padroni della città. Buonasera cari telespettatori, apriamo questa edizione di Occhio alla Notizia con delle immagini spettacolari che sono state girate poco fa dal nostro operatore Filippo Pucci e che le commentiamo insieme a voi. Siamo in via Metauro, lungo le mura che costeggiano l'ospedale di Fano. Guardate che cosa c'era lungo appunto questo muro, una cavità nella quale si era creato un vero e proprio alveare. L'apicoltore che sta operando in questo momento ha stimato intorno alle 2000 unità le api che si erano annidate in questa cavità del muro. Vedete, le sta prendendo a piene mani. Chiamato dal signor Angelo che ci ha segnalato questo alveare e che ha registrato anche diverse scene, insomma, di panico e di spavento anche da parte di cittadini e di passanti. E quindi lui ha avvisato, oltre che noi, il signor Angelo, per cui lo ringraziamo in diretta, anche la Polizia Municipale, che ha attivato questo apicoltore che sta operando in questo momento. Abbiamo registrato queste immagini pochissimo tempo fa. Vedete, sta prendendo a piene mani le api, le sta mettendo in questo alveare. E le api adesso a questo punto sono un po', come dire, smarrite, spaventate, perché cercano l'ape regina. In questo momento l'ape regina si trova, ecco, proprio in questo istante l'ha inserita all'interno dell'alveare e le api piano piano rientreranno dentro l'alveare. È un'operazione lunga, ci ha detto, quindi insomma non è una cosa breve, perché le api naturalmente di notte effettuano questa operazione. Per intanto però l'area è stata messa in sicurezza, si è risolto questo problema grazie appunto a un pronto intervento. Ecco, rientriamo in studio e grazie anche al signor Angelo che ha chiamato la Polizia Municipale e ha risolto un problema che poteva creare qualche problema. Ricordiamo che punture di api e di insetti possono provocare anche uno shock anafilattico a chi ne è allergico, quindi insomma una situazione sicuramente che andava risolta. Bene, continuiamo col nostro telegiornale con le altre notizie. Parliamo del porto e dei suoi problemi, anche se è un po' che non se ne sente parlare, non vuol dire che i suoi problemi sono irrisolti. Anzi, ad alzare l'attenzione sulle problematiche delle darsene del porto è il gruppo Pesca di Fano, che ha richiamato l'attenzione sul dragaggio e su altri problemi. Noi abbiamo al telefono Tonino Giardini, responsabile del gruppo Pesca di Fano. Buonasera, signor buonasera, Giardini. Buonasera. Allora, perché avete risollevato questo problema? Che cosa vi preoccupa? Ma quello che ci preoccupa è le condizioni generali del porto della nostra città. Ormai i fanghi emergono dall'acqua e quindi molte zone del porto non sono più fruibili. Questo significa che parecchi ormeggi sono venuti a meno e le imbarcazioni non sanno più dove mettersi, dove collocarsi, dove spostarsi. C'è la pericolosità di un porto insabbiato, perché in alcune condizioni le barche possono avere anche danni, ma c'è anche la diminuzione di attività anche da parte dei cantieri, delle officine, quindi un forte calo di quella che è l'attività economica generale del porto. Ecco. Questo in coincidenza anche con il prossimo avvio dei lavori
nel porto della nostra città, cioè dovrebbero essere allestite le zone di Marina Group, e quindi in coincidenza con questo avvio ci vorrebbe un porto in buone condizioni per ospitare imbarcazioni, per far sì che la cantieristica torni a lavorare nelle nostre darsene. Ecco, avete chiesto interventi immediati e anche un intervento rapidissimo di regione, insomma, della regione. Avete rivolto un appello al governatore delle Marche? Sì, abbiamo chiesto un appello perché l'amministrazione alla nostra richiesta di aiuto ha risposto con una certa celerità, anche se però è legata alla regione ed è legata all'autorità portuale. Quindi noi vorremmo tutti questi soggetti, gli attori del porto e soprattutto gli attori del dragaggio, che oggi sono non più due come era prima comune e regione, ma bensì oggi c'è un soggetto terzo, perché con la riforma Madia le autorità portuali si sono inserite nella competenza della gestione dei porti e quindi anche sul dragaggio. Chiediamo che queste operazioni che oggi sono in mano all'autorità portuale e alla regione avvengano con una certa celerità, senza attendere bandi che coinvolgano altri porti che in questo momento si trovano, diciamo, in condizioni, almeno l'iter istruttorio, in condizioni più arretrate in confronto al comune di Fano. Ne va della credibilità della nostra struttura, del nostro porto, ma ne va anche della condizione economica della nostra impresa. Bene, grazie, chiarissima la sua posizione, la necessità di un intervento per salvaguardare naturalmente anche i posti di lavoro. Io la ringrazio, seguiremo. Buonasera, grazie. Prego. E seguiremo la situazione e l'evolversi dei problemi legati al porto. Continuiamo, altre notizie. Si chiama Destinazione Fano ed è un progetto a più mani che riguarda naturalmente la promozione del territorio della città di Fano attraverso i social media. Sentiamo. Un blog per promuovere la città in un progetto ampio che vede i ragazzi dell'ITC Battisti impegnarsi per raggiungere un target di popolazione fondamentale per la sopravvivenza dei nostri territori, quello del turismo. Il progetto si chiamerà Hashtag Destinazione Fano e sarà appoggiato dall'amministrazione comunale e dalla Proloco per raccontare la città della fortuna tramite sguardi differenti, non istituzionali, ma genuini e divertenti, condividendo idee, esperienze, consigli e informazioni utili, guardando al futuro senza dimenticare però le tradizioni locali. Usiamo i ragazzi che in un qualche modo vanno a contatto direttamente con quello che è il settore dell'informatica, il settore del turismo, grazie al consenso della preside Gennari, che in un qualche modo, con la quale abbiamo firmato questa convenzione scuola-lavoro con i ragazzi, che li terrà impegnati appunto in questo progetto. Quindi un progetto di valorizzazione del territorio tramite un blog www.destinazionefano.it e tramite una serie di pagine dei principali social che ovviamente prenderanno nome Destinazione Fano. Bene, e come Fano anche il comune di Marotta e Mondolfo si affida al web per promuovere e per creare un filo diretto con i propri cittadini. Nuovo sito web, app e brand del turismo. Si apre così un nuovo processo di digitalizzazione nel comune di Mondolfo e Marotta, con la finalità di avviare un rapporto diretto e trasparente con i cittadini. L'app My Mondolfo Marotta, che consentirà attraverso smartphone e tablet di rimanere informati sulle attività del comune, sarà completamente gratuita e resa possibile grazie a due totem, uno posto nella sede municipale di Mondolfo e l'altro nella casa del turismo a Villa Valentina a Marotta, dove cittadini e turisti potranno navigare in contemporanea ed informarsi sulle news ed eventi del territorio. Nuovo look anche per quanto riguarda il brand turistico, che nel logo unirà le tipicità balneari di Marotta con la storia di Mondolfo, uno dei borghi più belli d'Italia. Siamo qua ed è una giornata in cui il comune di Mondolfo entra a far parte nel mondo dell'innovazione, quindi mettiamo in campo tutti gli strumenti che servono per coinvolgere
i cittadini, per rendere la nostra amministrazione sempre più trasparente. Sono contento perché questa serata c'è tanta gente, piena di persone, tanti cittadini, tanti operatori turistici che ci hanno messo la faccia, hanno collaborato assieme a noi per questo grande risultato, ed è un risultato che il nostro comune ottiene e che altri comuni non hanno. Sono strumentazioni che comuni anche più grandi di noi non avranno, noi invece ce le abbiamo, e questo è molto importante per il turismo, ma anche per l'immagine, per i nostri cittadini. E cambiamo argomento, parliamo di sanità. Se ne sta parlando da qualche tempo, della sanità privata, di una clinica privata nel territorio di Fano. Noi abbiamo interrogato e sentito su questo aspetto chi di sanità nel nostro territorio ne parla da tempo. I 5 Stelle, in questo caso la consigliera Marta Ruggeri, sentiamo. Allora, in questi giorni si sta parlando di sanità privata, pubblico, privato, insomma, qual è la vostra posizione a questo riguardo? Noi non è che siamo contrari alla sanità privata per motivi ideologici, ma sicuramente non ci è piaciuto il modo in cui la Regione ha gestito tutta questa situazione, con estremamente, dal nostro punto di vista, troppo poca trasparenza. E poi, per quanto riguarda appunto questa clinica che si pensa che debba sorgere in località Chiaruccia, ci spiace constatare che negli anni sono stati ridotti i servizi sanitari del nostro territorio, sembra quasi per creare un vuoto che viene colmato dalla sanità privata. Ecco, per quanto riguarda questa clinica, secondo noi è importante che i cittadini sappiano bene che non avrà un pronto soccorso e che il pronto soccorso che ha chiesto il sindaco Seri per il Santa Croce in Regione è privo di strutture che invece dietro reparti dovrebbero servire. E siccome già abbiamo nell'entroterra l'esempio negativo dei PAT, che purtroppo non funzionano, e notizie in questo senso li abbiamo quasi quotidianamente, siamo sinceramente preoccupati. Un'altra cosa è il fatto che la metà dei posti letto saranno convenzionati e l'altra metà no. Quindi questa riforma che il PD sta portando avanti sulla sanità, in che direzione sta andando? Cioè si potranno curare solo le persone che avranno che saranno abbienti, che se lo potranno permettere? Ecco, secondo noi questa è una cosa che dobbiamo assolutamente evitare. Domani avete in itire nel Consiglio Comunale una mozione, cosa vi aspettate? Domani c'è la discussione in Consiglio Comunale della mozione popolare sottoscritta da 1300 fanesi. Ecco, se fosse votata favorevolmente questa mozione sarebbe un bel segnale e dimostrerebbe che ci stiamo proprio sbagliando, perché praticamente con la mozione si chiede l'adesione del sindaco Seri al patto di Piagge. Questo patto è già un patto sottoscritto da diversi sindaci, ma anche appoggiato da diverse forze di minoranza, consigli comunali della nostra provincia, come per esempio noi, e tra le altre cose chiede un investimento nel servizio pubblico sanitario, quindi un potenziamento dei servizi ospedalieri e territoriali. E quindi in questo caso, se si investisse nel pubblico ed esistessero dei servizi sanitari privati ad integrazione del pubblico, ecco, noi non avremmo niente da ridire. E cambiamo argomento, come abbiamo fatto tantissime volte, parlando di viabilità, vi abbiamo mostrato situazioni critiche. Ce n'è una simile alle tante che vi abbiamo fatto sempre vedere, ma nel territorio cagliese, dove siamo andati a vedere qual è la situazione. Sono bastate le piogge un po' più abbondanti delle ultime ore e, come un segnalatore ci ha ricordato, la strada statale 3 Flaminia, nel tratto tra Cagli e Fossombrone, è diventata un susseguirsi di pozzanghere e accumuli di acqua, molto pericolosi per chi è alla guida e che potrebbero portare il veicolo fuori strada. Il corretto deflusso dell'acqua verso i margini della carreggiata è ostacolato dalla presenza di vegetazione a bordo strada e le buche, anche belle grosse, favoriscono l'accumulo di acqua nell'interno della strada, costringendo gli automobilisti a veri e propri slalom e a viaggiare sfruttando la corsia di sorpasso. Una strada antica che collega realtà importanti, due regioni e l'entroterra alla capitale, e che ogni giorno è percorsa da tante persone che si spostano soprattutto per lavoro.
E l'astronauta italiano Maurizio Cheli, grazie all'impegno del neonato Aeroclub Fano, sarà a Fano e San Costanzo nel prossimo fine settimana per raccontare la sua straordinaria avventura. Cheli, nella sua lunga carriera, è riuscito anche a volare sullo Space Shuttle con la missione Specialist STS-75, primo italiano assoluto nella storia e che nel 2003, ai comandi dell'Eurofighter Typhoon, ha anche battuto la Ferrari F1 di Michael Schumacher nella sfida spettacolare presso l'aeroporto Baccarini di Grosseto, sede del quarto stormo. L'uomo dello spazio italiano sarà venerdì sera alle ore 21 nel Teatro della Concordia a San Costanzo e sabato pomeriggio alle 15 nell'hangar 2 dell'aeroporto di Fano, dove aspetterà il pubblico e i tanti appassionati di volo. E ormai da diversi anni, un giorno all'anno, diventano padroni della città di Fano i bambini. Torna anche quest'anno la città da giocare, edizione 2017. Sarà un programma ricco quello proposto domenica 21 maggio in occasione della 26esima edizione della Città da Giocare, la manifestazione promossa dal Comune di Fano che vede la città donare per un giorno le proprie strade ai bambini. Chiuso infatti al traffico il centro storico, Viale Gramsci e Viale Buozzi, che vedranno il susseguirsi di attività laboratoriali e performance di scuole e di gruppi sportivi. Sì, come ogni anno torna puntuale l'appuntamento con la città da giocare, ma ogni anno con qualche elemento di novità in più. Quest'anno oltre a Viale Gramsci sarà interessato anche Via Garibaldi, Viale Buozzi, una parte di Via Roma, per cui diciamo aumenta l'estensione dell'area che sarà interessata dalle attività che coinvolgeranno decine e decine di associazioni culturali, sociali, sportive, oltre ovviamente alle scuole. Ci aspettiamo anche quest'anno con la complicità del buon tempo, chiaramente una buona presenza di migliaia di bambine e bambini, famiglie, genitori come è stata negli ultimi due anni e quest'anno anche con una serie di ulteriori novità che sono collegate a quel rilancio del progetto Città delle Bambine e Bambini che in questi anni l'amministrazione comunale ha sviluppato grazie al laboratorio Città dei Bambini, al CREMI, agli uffici tutti a partire dai servizi educativi, ma cercando anche di dare visibilità a quelle progettualità, penso in particolare a quella attivata nel quartiere di Sant'Orso, che in qualche modo stanno cercando di portare fuori, diciamo, anche dagli appuntamenti, gli eventi, le manifestazioni come la città da giocare. Un progetto che chiama in causa dunque non solo la scuola e i servizi educativi, ma un po' tutti i settori, mobilità, verde pubblico, interventi di riqualificazione, con l'obiettivo di mettere i bambini nelle condizioni di riappropriarsi degli spazi pubblici con la consapevolezza di essere non solo cittadini del presente, ma soprattutto del futuro. E parliamo di una mostra che sta riscuotendo tantissimo successo, ma buone notizie per i suoi visitatori, possessori infatti del biglietto d'ingresso alla mostra Rinascimento Segreto, che sta riscuotendo un notevole successo e registra migliaia e migliaia di presenze, potranno trasferirsi tramite i servizi di Adriabus tra le città di Pesaro, Urbino e Fano, in cui si articola la mostra, pagando solo un euro. L'iniziativa è di Adriabus, che facendo pagare appunto un solo euro per biglietto di trasporto, permette a chi si reca in una delle tre città in cui si svolge la mostra sul Rinascimento di spostarsi nelle altre sedi e di tornare al luogo di partenza. Inoltre la mostra, vi ricordiamo, si terrà fino al 3 settembre 2017. E ritorniamo a Cagli. Nel giorno del Santo Patrono sono state distribuite civiche benemerenze. Vediamo a chi e perché ha seguito per noi questo evento Fabrizio Naticchi. Nella giornata per la ricorrenza del patrono della città, San Geronzio, nel Salone degli Stemmi del Palazzo Comunale di Cagli, gli assessori e il sindaco hanno consegnato le civiche benemerenze, riconoscimenti agli operati dei cittadini che hanno in qualche modo contribuito al prestigio della città, introducendo le premiazioni con un discorso riassuntivo di vita e opere di questi cittadini illustri. Abbiamo messo questa data perché ci sembra giusto che questo premio, a cui noi teniamo tanto, perché è stata una bellissima intuizione,
sia valorizzato il più possibile, quindi farlo il giorno del patrono in una giornata di festa per la città è già questo, insomma, un punto molto importante, fondamentale. Consegnati quindi i riconoscimenti a Fernando Marzani, che dopo gli studi, giovanissimo, si trasferisce per lavoro in Lussemburgo per specializzarsi poi nella lavorazione del legno e nell'ebanisteria, l'arte della decorazione di questo materiale. L'ebanisteria è un mestiere molto interessante, è un'espressione d'arte, è artigianato, però se non c'è l'arte dentro, l'artigianato è granché, insomma, è un ricopiare quello che hanno fatto gli altri. Riconoscimento in memoria di Fernando Mencherini nel ventennale della sua morte prematura, compositore di musica contemporanea che ha saputo spaziare ed eccellere anche in ambiti diversi come il teatro musicale e la danza, con un'energia presa dal rock, una libertà espressiva rubata al jazz e un'attenzione verso le musiche sperimentali, regalandoci circa 176 composizioni da conservare e valorizzare. La musica di Fernando Mencherini continua a essere eseguita e trasmessa e incisa un po' ovunque, quindi è una musica che ha un tempo e una vita che vanno al di là di quelli del compositore stesso. E infine, riconoscimento speciale e medaglia d'oro a Eliseo Mattiacci, uno degli artisti più importanti a livello europeo, annunciato dal sindaco che in un commosso discorso ha ricordato la lunga e articolata carriera dell'artista che ha toccato le più importanti realtà culturali nel tempo. Precursore dell'arte povera, si è distinto per l'uso di vari materiali, soprattutto metallici e malleabili, e per l'abbandono di qualsiasi monumentalità della scultura. Eliseo ha voluto mantenere un rapporto sostanziale fortissimo con la sua città e al Centro di Scultura Contemporanea nel 1997, nel settembre, si è inaugurato questo Centro di Scultura Contemporanea che è una sua creatura, perché assieme alle sculture di Eliseo ci sono le sculture di grandissimi artisti come Cunellis, che fra l'altro è mancato pochi giorni fa, come Paolini, come Zorio, sono tutti nomi della scena internazionale. Bene, complimenti a questi cittadini. Io mi fermo qui, termina questa edizione di Occhio alla Notizia. Dopo di noi ci sarà uno speciale e un integrale anche della conferenza che si è tenuta al Centro Pastorale Diocesano sul tema a quanto mai attuale del testamento biologico. Grazie per essere stati con noi. Occhio alla Notizia torna domani sera puntualmente alle 20:30. Buona serata.